Sabato 16 settembre, ben ritrovati nel confessionale degli sportivi. Buon pomeriggio da Lilli, qui ancora nei tempi supplementari, la quarta stagione consecutiva al fianco dello Sport Brindisino e dopo 3 mesi di letargo torniamo per raccontarvi tutto quello che ruota attorno alla Brindisi che gioca. 7-12 tempi supplementari, confessionale degli sportivi e la puntata numero 1. Buon pomeriggio Roberto Cordella, doveva essere una coppia quella di oggi, invece siamo rimasti da soli. Mimmo Gonzalez, proveremo a contattarlo, non c'è. Alla fine ha avuto un impegno e ma tanto parleremo lo stesso di basket. Ci mancherà, anzi, parliamo meglio senza sì, parleremo proprio di basket perché avremo parlato un bel po' di gossip, ma parleremo anche di quello. Ora, tanto di questa presentazione, di questi vestiti, di questa serata che è stata detta serata di Oscar, serata quasi Sanremo, a me sembrava serata dei telegatti. Tu che dici, Roberto? Ma io scherzando ho detto a degli amici che mi sono sentito male dal tanto zucchero che è stato sparso, no? Sì. Ho avuto una sorta di attacco di diabete perché insomma troppo buonismo, tutti belli, tutti bravi, sì, tutti premiati. Sì, insomma è stata una bella serata. Io che sono più che per il gossip, mi piacerebbe evidenziare di più il lato sportivo, avrei fatto parlare di meno Celeste. E cosa peraltro impossibile. Tra l'altro fra un po' lo sentiremo, sì, quindi magari lo parlerò. È successo che a fare le valigie del vecchio Rosso sono stati in tanti, partendo da Di Lorenzo, Bazzucchi e Roselli, a Fagiano approdato in Sicilia, Giuliani e Malamo, Vimbirico, sino alla fine, accasatisi poi uno a Palestrina, l'altro a Sant'Antimo, fino a Nodi, Spidi Piazza, volato ad Imola in e Lega 2. Tutto questo? No. Che il club da 1 erano diventati 4? Bene, no, onestamente, bene. Facevo fatica a sapere che ci fosse un club, però va bene così. Questo non farò piacere agli amici del BBC. Sono io che sono distratto. Ah, ok. Per la terza stagione affianco a tutto lo Sport Brindisino con aggiornamenti in tempo reale delle maggiori società sportive bianco-azzurre. Da quest'anno, oltre l'audio, anche video delle interviste realizzate nel dopo gara, le immagini del weekend sportivo della diretta del sabato. Sapere le ultimissime in tal senso, puntuale come sempre, il coach della Prefabbricati Pugliesi, Tony Trullo, coach! Sì, ci sei? Eccoci qua nell'appuntamento del sabato immancabile. Sì. Oh, bene, sì. Ancora in viaggio, possibile? Ah, ma tutto... No, dico, tutto nella tabella di marcia così come deve essere, sì. Non è che siete... Se tu ci stavi ascoltando via streaming, Antonio, qui con me Roberto Cordella, non c'è Mimmo Gonzalez, sapevi che ci sarebbe stato qui oggi ed è arrivata una provocazione al vetriolo. Antonio, 18:34, tempi supplementari, il confessionale degli sportivi. Per un attimo ci siamo allontanati dal discorso Brindisi, parlavamo del campionato, perché abbiamo sentito questi jingle che ricordano il mondiale. In fondo non sarebbe potuto essere diverso dopo che, insomma, l'esperienza dei campioni del mondo. Inzaghi chiedeva al presidente, anche perché noi siamo interisti, no? Di comprare Inzaghi, aspetta, no, un paio d'anni, dai. Chiedeva a Francesco quali sono i problemi di quest'anno, perché l'Inter ancora non riesce a vincere. C'è una spiegazione logica: la Juventus è fuori dai giochi, si sa, Serie B, Milan è antagonista, si sa, squadrone. Cos'è che ci manca ancora? È dura, qui sei tifoso dell'Inter. Vabbè, io vado, lascio gli studi. Non c'è niente di manovrato, perché continuiamo ancora a non vincere. Esatto. Cioè, secondo me fai una domanda alla persona con cui parlerai tra un po'. Secondo sì? me l'Inter ricalca moltissimo il suo allenatore, e la stessa carriera che ha fatto da calciatore, alti e bassi enormi, lui la trasmette secondo me nelle squadre che allena.